Benvenuti a questo primo appuntamento del FETE. Che sono contento di inaugurare a Sennori. Ringrazio Elena Cornalis, il comune di Sennori e la cooperativa Comes. Tutti voi che siete qui, Giuseppe Pintus, eh, il condirettore del festival, e tutto lo staff, tutte le persone che lavorano al festival Unisono in Rete. Eh, oggi in inauguriamo il festival con un abitué di Unisono in Rete che è il professor Massimo Onofri. Eh, in questa nuova formula, che è appunto l'aperitivo radiofonico, io sarò affiancato da Francesco Zappino, che è coautore e conduttore di Radio Indolente, eh, tra l'altro è stato anche, anche allievo del professor Onofri, quindi ha da una parte un, uno che è un giovanissimo che si è laureato col professore è uno che inizia a essere un po' più, un po più vecchio. Eh, il volume che, che presentiamo oggi è La critica incontrata... In ha fatto Marcia, un sacco di danni, io, eh, con tutti i staglieri. Ed è, un, è, il terzo, è il terzo volume delle opere di Massimo Onofri, un volume che raccoglie testi che sono già stati pubblicati, sono testi soprattutto di critica letteraria, non direi teoria, perché... Eh, il professor Onofri è sempre stato lontano da quella che è la, la teoria della letteratura, ma eh, sono testi più strutturati rispetto a altre sue produzioni, che anche ultimamente si spingono tra la narrazione e la saggistica. Eh, tra l'altro c'è la, in apertura un, un libro che non era più disponibile da tanto tempo, che è ingrati maestri, ed è una tappa fondamentale. Per Massimo Nufri, perché con quel libro eh, ha fatto sia scalpore, ma allo stesso tempo lo scalpore si è accompagnato da una divisione dei grandi della critica letteraria del tempo. Eh, la prima cosa che chiederei al professore però è questa: gliel'abbiamo proposto noi, lei era d'accordo e ne abbiamo parlato, fare queste, questi volumi delle opere. Ma. Mh, che mi viene non, non è che ha un po' paura di essere monumentalizzato quando ancora la sua opera è in corso allora intanto buonasera a, tut a tutti e a tutti fammi dire una parola su questo delizioso borgo che è senori e la bellissima biblioteca che sono arrivato un'oretta fa c'erano ancora rag rag bambini ragazzi eh, lettori eh, in un'atmosfera davvero piacevole che non è più legata al mondo del libro che è per le giovani generazioni ormai purtroppo una specie di arcaica, resistente reliquia di una civiltà che non c'è quasi più, che sta tramontando, diciamo così. Invece venire qua e vedere questa biblioteca, le bibliotecarie, eccetera. Sono venuto di recente ad ascoltare però un caro amico, eh, che è Fabio Stassi. Eh, c'era forse già qualcuno qua, eh, qua che è mh, appunto eh, mio coetaneo che seguo da tanto tempo e eh, che mi fa sempre piacere ascoltare, è un uomo soave anche, eccetera, e mi ha fatto piacere di partecipare al ehm, tra il pubblico, diciamo così. Quindi mh, sono grato a mh, un borgo come Senori che continua a investire eh, sulla cultura attraverso strutture durature, non attraverso l'effimero, perché un'altra delle tragedie della contemporaneità, che forse di libri si parla pure troppo, che è un paradosso, ma se ne parla come? Non è, cioè il fatto che il festival, no? questo io non lo considero un festival, nel senso in cui dico, è semplicemente una rete che promuove veramente il libro e gli autori. Sì. Voi pensate, no? Quando, mh, mh, ormai anche, anche il Salone del Libro di Torino, non ci vado più da anni al Salone del Libro di Torino, proprio mh, non ho nessun interesse ad andare al Salone del Libro di Torino, perché c'è l'aspetto, c'è cioè, la gente che fa la fila, cioè botteghini, cioè presentazioni pagate e poi non è importante il libro, ma la firma dell'autore su quel libro che si compra e non si legge. Questo ormai è diventato, diciamo, il mondo dei libri e della cultura quando va bene, quando va male l'estinzione, questa come premessa. Quindi grazie a Senori che ha ancora la pazienza di ospitarmi, di ascoltarmi e di considerarmi, diciamo così, no? Mi viene in mente, mh, ecco no, tu mi hai fatto questa domanda, eh, diciamo così, la monumentalizzazione, ma io non, mh, tra l'altro questo libro, se me lo dai un attimo, c'è questa copertina, diciamo così pop, io la trovo bellissima, questo sembra un libro, c'è una copertina tra il pop e il socialismo reale, diciamo così. Diciamo, L'Unione Sovietica del post-Stalin, diciamo, potrebbe avere una copertina così, per chi conosce un po' la pittura sovietica, io la conosco abbastanza bene, è una pittura a parte, non fa parte della storia della, della, della pittura occidentale, perché lì, eh, le avanguardie sono andate lì ma sono subito morte. Eh, diciamo, vorrei, vabbè, non apriamo questo capitolo, che sarebbe interessantissimo. Qui c'è una giovane storica dell'arte che è stata pure mia allieva. Quindi non vorrei essere bacchettato dai miei allievi, che sarebbe il colmo. Ma eh, quindi la, nessuna monetizzazione. Anzi, mi ha fatto piacere leggere di recente. Eh, poi un attimo, ma io non mi prendo sul serio, mai mi sono preso sul serio. Non posso pensare che mi state prendendo sul serio voi, quindi non può essere un'operazione di monumentalizzazione. Ma diciamo la cosa eh, interessante: lo scrittore che io oggi più amo e che è uno scrittore a cui vorrei tanto assomigliare, e che è uno scrittore mi, mi accontenterei di valere l'alluce di questo scrittore, che purtroppo è morto in un incidente stradale a 56 anni, e cioè Sebald. Ehm, è uscito e sarà l'ultimo, proprio qualche mese fa, un libro intitolato Tessiture di sogno. È l'ultimo perché hanno proprio proprio fatto, tirato fuori da cassetti tutto quello che poteva essere dato fuori. Quindi non c'è più niente, di, purtroppo non c'è più niente di Sebald. E in questo, uno degli ultimi saggi di questo libro era Sebald, pochi, un anno, due prima di morire, un anno e mezzo. Viene invitato a una conferenza, ma è un sogno. E lui sogna che a un certo punto, dal pubblico, si alza uno nel pubblico e lo accusa di essere un impostore. E quindi Seba si sente un impostore, diciamo così, un abusivo. Proprio lui che è il più grande scrittore del secondo, degli ultimi anni del Novecento, insieme a Philip Roth per trovare l'alternativa romanzesca, diciamo così, no? a questo scrittore spurio non di finzione. E, e, e innervato diciamo di cultura come io mi sento spero di essere nelle dovute proporzioni di un grande e di un piccolo benché mi chiami massimo ma insomma sono minimo come da, tra l'altro diciamo ehm, questa la racconto spesso non vorrei averla già ripetuta qua come tra l'altro eh, io mi chiamo in un romanzo di uno scrittore molto famoso che si è vendicato delle mie stroncature cioè Andrea Camilleri nel nipote del Negus mette dentro un personaggio che si chiama Minimo Onofri, lo sapevi Carmelo? Ed è molto interessante, è una bella medaglia al petto quando uno si chiama Minimo Onofri e te la dà Camilleri, che è uno scrittore che io non amo per niente, e che, ma questo diciamo sarebbe un discorso lungo, ma appunto l'avevo stroncato. Lui, uomo intelligentissimo, uomo di grande simpatia umana, si è vendicato e mi ha assicurato, caro Carmelo, fama eterna, cioè perché almeno come Minimo Onofri diciamo sarò ricordato. Credo di aver diciamo, risposto con un po' di ironia. Certo, il volume è bellissimo, mi fa pensare, ma ammazzi quanto ho scritto. Se questo è il terzo volume delle opere complete, ce ne saranno altri, allora io dico, bisogna che smetto. Ecco. E quindi la monumentalizzazione, diciamo, non ci sarà. Però lei ha detto una cosa interessante, ha interessante. Minimo non free perché lei ha stroncato, diciamo, non, è, non è piaciuto a camminare questa stroncatura. Quanto sono importanti le stroncature? Professore universitario, però critico. No, il mestiere è critico. Allora... Questo mio giovanissimo allievo, giusto? Eh, hai toccato un tasto, diciamo, molto importante nella mia vita, diciamo, di, di studioso, scrittore, eccetera. Tant'è vero che qui tu l'hai ricordato, eh, si apre proprio con Ingrati Maestri, che era un libro introvabile, non più ristampato, dove, dove io, a 34 anni, mi sono permesso il lusso di scrivere capitoli intitolati come Semiopatie per attaccare lo strutturalismo. Ritorno di Salinari e altre paure per attaccare la critica marxista nonostante io ero a sinistra e scrivevo sull'Unità. Oppure, diciamo, el, el, quel libro è un libro incauto. Ma io ho sempre consigliato ai giovani di essere se stessi, di non tradirsi, di non essere cerimoniosi. Non, perché quel poco che puoi dare, lo puoi dare solo se sei sincero con te stesso, se sei vero. Magari non arrivi da nessuna parte, ma se tu ti tradisci, se cominci da giovane a tradirti, eh, hai già finito, già sei un morto vivente. Quindi puoi arrivare a me, ne conosciamo tanti di accademici. Puoi diventare pure accademico, ma sei un morto vivente, e lo sanno tutti sei un morto vivente. Quindi dico qui ai numerosi giovani presenti e sono sorpreso della loro presenza. Non traditevi. Non traditevi mai perché non, non si va da nessuna parte col tradimento. E quindi la stroncatura. Eh? La stroncatura. Ehm, io ero famoso a 34-35 anni per le mie stroncature terribili, la stroncatura di Asor Rosa, il capitolo intitolato Dimenticare Contini. Cioè voglio dire, ma chi ha questi 34 anni che scrive, diciamo, un capitolo intitolato Dimenticare Contini? Ma in realtà quel capitolo è un omaggio a Contini, seppure rovesciato. Perché io a 35 anni mi dicevo, se qui non si dimentica Contini, noi non andiamo da nessuna parte, perché siamo dentro una storia della critica eh, di cui Contini è stato uno dei capostipiti, la critica formalistica, la critica stilistica. Se non si esce da quella influenza, scommettendo, e io scommisi su un grande critico, che oggi, ecco, qui su un merito me lo riconosco, se questo critico è tornato ad essere al centro dell'attenzione del dibattito perché in Ingrati Maestri io puntavo su questo, questo critico di cui non, non c'era più niente in circolazione era il critico di sera Luigi Baldacci aveva una produzione sterminata ecco insieme a Benedetta Centovalli lo dico orgogliosamente che allora era direttrice di Rizzoli abbiamo messo in atto un'opera di pubblicazione per raccogliere tutto il materiale di Baldacci e oggi da Rizzoli ha Consegnato. Noi come Cibolette riproporremo Baldacci eh, adesso pubblicheremo qui i 1900 se io riesco a sbobbinarsi, questa intervista del tutto che gli feci di due ore. Ebbene, se Baldacci c'è, cioè contò questo libretto in grati maestri che quando uscì, era, io era, era l'estate del 95, io andavo a, al mare con la mia ex moglie, non avevo ancora mia figlia tornavo la sera e la, la mia ospite mi faceva vedere tutti gli articoli usciti, sono usciti in due mesi più di 120 articoli, di cui quattro sul Corriere della Sera, quattro sul Repubblica, erano cose inimmaginabili, tanto più che i giornali allora c'era Mieli, il metodo Mieli che regnava, il Corriere della Sera prese le mie, le mie difese e, e la Repubblica invece mi attaccò. Quindi ci fu un dibattito pazzesco su questo giovane, 34 anni, mi ricordo una pagina in Corea della Sera in cui c'era io al Bulicame, che so, delle pozze di acqua sulfuro a Viterbo, con un cappotto, sembravo il giovane Jacopo Ortiz con un titolo più testa che croce, perché io parlavo di croce, recuperavo croce, che qui abbiamo studiosi dell'idealismo importanti, che era un cane morto nel 95, diciamoci la verità, e non voglio dire gentile. Quindi sono anche molto orgoglioso di aver contribuito insieme ad altri a un passaggio della nostra storia culturale, credo positivo. Dopodiché resta la preoccupazione di Sebal che se sentiva un impostore lui, figuriamoci io. No, però nel, in gratis, maestro, a un certo punto prima di iniziare dice Sergio Moravia, rissoso ha iniziato a prendere la mare pavimento. Ah sì, tu stai ricordando, stai ricordando un episodio che io racconto nella prefazione esatto, a questa edizione quindi è del tutto inedito, cioè io per, per far capire un po' ai lettori di oggi quel tempo, racconto un episodio, cioè era allora direttore del gabinetto VSE, il grande gabinetto VSE, no? frequentato persino da Leopardi eh, diciamo nell'Ottocento, che frequentava lo stesso VSE insomma, e c'era Enzo Siciliano che io voglio ricordare con affetto, che avete conosciuto tutti, perché poi è stato famoso anche diciamo, per un pubblico non solo di letterati, perché diventò presidente della Rai, era mh, amico strettissimo di Moravia, di Pasolini, era, faceva parte di quel cenacolo diciamo, di scrittori romani, dirigeva Nove Argomenti, su cui io scrivevo, che era la rivista nemica eh, di Paragone, che era diretta da Roberto Longhi, oggi, per paradossi della sorte, io sono nato su Nuove Argomenti e oggi dirigo Paragone è veramente divertente questa cosa, ma chiudo la parentesi, ma diciamo che mh, a un certo punto Enzo organizza per vivacizzare un po' il clima un po' stantio, partito, ingessato del VSE, una presentazione di questo Ingrati Maestri e veramente va sicuro fu impressionante perché io arrivai ragazzo, ragazzo diciamo così un po' teppista e Entro dentro questa sala e metà della sala comincia quasi a lanciarmi i pomodori, mi insultava, l'altra metà mi celebrava come se avessi visto la definità in terra. Insomma, ci fu questo clima veramente incredibile, oggi inimmaginabile. Io ero un ragazzo e Gennaro Sasso, che era un austero filosofo che io ho sempre stimato e continuo a stimare, che non, non, era, non si dedicava a, Carmelo tu lo conosci bene, a, a eventi mondani, diciamo così, eccetera. In un consiglio di facoltà che mi raccontò il mio professore Bedeschi, perché io sono laureato in filosofia, mi disse che Sasso si alzò e disse: Devo andare a presentare il libro di questo giovane. E se ne andò e venne a Firenze da Roma. E quando prese la parola, Sasso disse dopo 40 anni, finalmente un interlocutore. Eh, io, insomma, mi sono sentito laureato in, laureato in filosofia, certo, investito. però insieme a Sasso, Enzo Siciliano e Luigi Baldacci, che erano per me. Poi c'era Sergio Givone, oggi notissimo filosofo, pure lui, tutti adunati a presentare questo giovane teppista, qual ero io, e anche Givone ha tenuto un intervento un pochettino, diciamo, equi da equilibrista, come lui è rimasto raffinatissimo, ma insomma un po' equilibrista, e poi c'era Sergio Moravia, profondamente contro, perché figuriamoci, Sergio Moravia ha partecipato era stato uno studioso di Levi Strauss, io lo strutturalismo lo attaccavo duramente e a un certo punto mi attacca in modo violento e a un, a un certo punto eh, mi dice ancora leggono Croce questi giovani che vergogna e allora io mi ricordo che feci questa battuta e dice Carlo lei forse ha ragione su quello che dice su di me però le vorrei dire che io in realtà se sono uscito fuori così è perché negli anni '80, quando studiavo, studiavo i suoi libri, non Croce. E quindi fu tutto molto divertente. Tra l'altro, c'è diciamo un epigramma che ha, che ha coniato: per il, è vero, il so. eh, sì, è vero. Mi ricordo, si ricorda pure dei miei epigrammi. Vabbè, però lo recito: si fa così. Sergio Morano: L'importanza di chiamarsi Alberto. Che mi pare un buon epigramma, <ride> <ride> quindi, ma è lì che nasce. Non so non cioè nel senso l'hai inorgoglita anche il fatto che una parte No, si incontra, no ma perché Massimo, Massimo Nofri che... era già nato come critico perché prima di Ingrati Maestri c'era stato forse quello che resta il mio libro più importante, più noto, che è il primo volume di quelli perché siamo al terzo volume delle opere complete che è Storia di Sciascia. Quello è stato il libro eh, diciamo fondativo, per cui io sono passato dalla filosofia alla critica letteraria alla letteratura, ma devo dire e mi fa piacere dirlo qui in Sardegna, qui, diciamo in periferia, che io sono orgoglioso di essere cresciuto in periferia, che non era l'orrida periferia di Roma, l'Inter da Romano, che è orrido, sono posti squalidi, orri, era la grande periferia etrusca. Io sono di Viterbo. E, i sardi con gli etruschi sappiamo ci sono anche ipotesi anche fantasiose dei rapporti diciamo così ma insomma ma eh, diciamo eh, quindi io venivo dalla Viterbo etrusca una città di provincia come poteva essere sassari diciamo in quegli stessi anni eh, dove io appunto adesso vivo tra l'altro scoprendo di essere ormai tifoso della torres in pari grado ehm, e quindi eh, perché in quegli anni lì, cioè dal 75 al 79, quando ho fatto liceo, eh, Roma, a Roma c'era la guerra per bande, a Roma non si studiava. I giovani coetanei, paradossalmente, quelli che cellevano nelle facoltà di filosofia e lettere in quegli anni a Roma, a Villa Mirafiori, erano tutti provinciali. Ricordo, per esempio, un grande critico mio coetaneo, che è Raffaele Manica. Raffaele Manica era cresciuto a Alatri, perché chi studiava a Roma non studiava, i licei non si facevano, dicevano queste cose. Quelli sono stati anni persi. Chi è del 61 come me che ha studiato a Roma, a Milano, faceva la guerra per bande tra gruppi opposti, tra opposti estremismi. Quindi invece di studiare, come dicono a Roma, semenavano. Ora, al di là di quello che noi possiamo pensare della politica, della destra, della sinistra, credo che tutti insieme potremo dire che quelli sono stati anni persi e buttati per la nostra gioventù. Alcuni di loro sono finiti nel terrorismo, sia nero che rosso. È stata una tragedia. Invece, io ero un giovane di sinistra, molto di sinistra, ma che aveva molto studiato e che aveva passato gli anni a studiare duramente. E di questo sono molto orgoglioso. Di questo ringrazio la mia città reazionaria, che era Viterbo, che era una città reazionaria di benpensanti, di conservatori di borghesia anche molto re, ma io la ringrazio profondamente perché intanto ho, ho potuto oppormi e crescere perché sapete da giovani si cresce opponendosi a qualcuno sempre, è l'eterna storia tipica in qualche modo, però un conto è opporsi con le armi, no come, come è accaduto cioè, con mio, era giusto, va più avanti il terrorismo nero, mentre io studiavo a Viterbo quello... Prendeva le armi da neofascista, cito lui perché era proprio mecoetaneo. Per cui è stata una benedizione, una benedizione crescere a Viterbo, una benedizione vivere a Sassari oggi, stare lontano dalle capitali, dove appunto uno crede chissà che cosa ci sia e in realtà non c'è niente. Sul fatto che lei sia uno che ha molto studiato e che ha avuto una certa formazione ha citato anche la, la laurea in filosofia, eh, cosa che alcuni, molti suoi colleghi invece forse non hanno avuto, invece si, si prendono più libertà del dovuto. Ecco, oh, lei è sempre stato un accademico anomalo e eh, un critico che appunto mh, non ha mai, mai fatto dei saggi mh, troppo accademici, si è allontanato a un certo punto dalla, dalla, dalla noiosa critica. Uh, e invece, eh, paradossalmente, lei è uno che aveva tutto un suo strato, come stava dicendo, molto forte. Ecco, un libro che è qua contenuto come La Ragione in Contumacia, esce fuori il Massimo Nofri, più teorico, più strutturato, più filosofo, quanto anche l'approccio la, filosofico ha giovato alla sua idea di critica che poi mh, porta avanti tuttora. Allora, vi ringrazio per questa domanda perché mi consente alcune cose, però vorrei prima dire, citare un epigramma che ho scritto su me stesso, ehm, diciamo che ho affido ai miei nemici, ho detto tanto gli epigrammi su di me ce ne saranno tanti nemici, me lo scrivo io, un epigramma molto duro e lo affido diciamo così ai posteri, a proposito del rapporto tra critica accademica e critica militante e io ho scritto questo epigramma. Perché voi sapete che gli accademici parlano male dei militanti, li considerano superficiali. Eh, I militanti parlano male degli accademici, li, li considerano pesanti. E allora io mi sono preso il peggio dell'uno e dell'altro e ho scritto questo epigramma. Critico militante per gli accademici, critico accademico per i militanti. Vale, perfetto, come giudizio da affidare alla storia, diciamo così. Dopodiché quindi, liberatomi da questa cosa, devo dire che ho incontrato sulla mia strada... Nella generazione appunto dei Baldacci, dei Cesare Garboli, eh, Garboli eh, di Giulio Ferroni, eh, che sono stati tutti i miei maestri in qualche modo, ho trovato sia nel campo militante, Enzo Siciliano, grande critico militante, eh, l'ho citato prima, sia nel campo dei militanti che nel campo del mio maestro Nino Borsellino, indimenticato e indimenticabile, un uomo le cui qualità umane e morali, se solo ne avessi un 30%, sarei un grande uomo. Che è morto appunto col COVID, non di COVID, ma con tutte e due le femmine rotte, non ci potevamo muovere. Io non sono potuto neanche andare a salutarlo. E, diciamo aveva ormai più di no, 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 92-93 anni, ma è stato un, un uomo nei confronti dei quali non mi sdebiterò mai. E quindi ho studiato filosofia, ma poi ho vinto il dottorato in italianistica e ho vinto il dottorato in italianistica grazie a Borsellino che non era in commissione c'era Bianca Maria Frabotto in commissione la, la ricorderete come poetessa e italianista notevole donna, femminista della primora una donna bellissima, elegantissima ecco c'era lei in commissione e, e quindi che cosa è accaduto? è accaduto che io ho potuto essere l'italianista e il critico letterario che sono stato per gli studi filosofici che avevo fatto, perché se i miei coetanei, e appunto Contini, dicevo prima, che sono critici letterari mannati dentro l'italianistica, sono molto attrezzati sul piano della critica di impostazione formalistica, stilistica, no? quello che mancava in quella critica lì erano le idee. Tant'è vero che Garboli, per attaccarmi, proprio sosteneva che ero un critico di idee, ma diceva che con le idee se non si ha gusto non si va da nessuna parte e io invece rivendico questa volta non pensando la Garboli che se non si hanno idee qualsiasi cosa si faccia non si va da nessuna parte nemmeno se uno fa il barista la colazione alla mattina quel cornetto sarà senz'altro più buono se il barista è allora io mi ricordo questa cosa, critico militare giusto? Critico della vita quindi che non si fa solo a è fare punto. il critico del libro perché non siete. cioè, quello che passa l'idea è non dobbiamo fare gli scienziati, non bisogna fare lo scienziato del libro, altrimenti scriveremo Trattati Medici, prendiamo il morto, perché l'autore è morto, magari, se non è contemporaneo, ma se sarà una domanda su, sui contemporanei. E scriviamo un trattato. E il critico della vita, quindi, apre la visuale, lo sguardo su tutto. Ma oggi è difficile fare critica da critico oltre il libro, cioè dare un giudizio su quello che succede, su quello che accade. Adesso i social media, diciamo, cambiano la prospettiva, quindi non c'è più il libro, c'è altro. Sì, eh, anzi ti ringrazio perché mi hai riportato, diciamo, sulla questione che volevo affrontare e poi me la stavo dimenticando. Allora, io nasco come critico nel momento di massima egemonia, appunto, dello strutturalismo, della semiotica, però... Traducendole in parole più chiare per tutti e per i diversi, diciamo anche per le diverse discipline, erano gli anni. E in questo Croce era d'accordo con gli strutturalisti: dell'autonomia trascendentale della, della letteratura, cioè il fatto che la critica alla letteratura vivesse di regole sue proprie. La critica marxista invece era dall'altra parte, perché la critica marxista sosteneva invece l'eteronomia, pensate a Lucas che leggeva la storia della letteratura come storia di sovrastruttura da spiegare con la struttura che è la storia economica, detta grossolanamente, poi Lucas, grazie a Dio eh, era un, un egheliano, quindi c'era dialettica, c'era pensiero ed è stato altra cosa, fortunatamente per questo resta, ma... È interessante lo scontro tra l'autonomia della letteratura e l'eteronomia, cioè tra la letteratura al servizio di se stessa e la letteratura al servizio di qualcos'altro. Ora, il Novecento è stato, secondo me, un secolo empio proprio perché due guerre mondiali, i campi di sterminio, i lager, la bomba atomica, hanno distrutto tutto. Nel Novecento non si è creduto più a niente, il nichilismo regna, ma una cosa... Si è creduto. Cioè, è esistita una sola religione nel Novecento, la religione della letteratura. Eh, cioè, allora, io paradossalmente che sono letterato fino alle midolla, ho combattuto con tutte le mie forze quella che mi sembrava una bestemmia. Io riconosco una, non sono mm, cristiano, ma se dovessi riconoscere una religione, riconoscerei una religione positiva come religione, ma le religioni di qualche altra cosa, no? Eh, la dogmatica marxista in Unione Sovietica era una religione, veniva ufficiata, Zanov, come una religione. Ora, se il marxismo aveva una forza era il suo laicismo, la sua, ma, se, ma se devo essere religioso, e beh, cioè io, ecco perché parteggio per i papi più reazionari, io adoravo Ratzinger, cioè quelli più vicini alla, al dogma. Poi, non credo ai dogmi, non, sono, non appartengo alla parrocchia, diciamo così, sono fuori, no? Per farvi capire la mia posizione. Quindi, diciamo, ho trovato sempre empia la religione e la letteratura e ho sempre pensato che la, che la letteratura che io amo profondamente, se non serve a qualcosa, e questo qualcosa si chiama la vita, non serve a niente. Cioè, a che serve leggere un romanzo, una raccolta di poesie, se dai libri, dai romanzi e dalla poesia noi non possiamo ricavare, eccola l'idea della critica come critica della vita, un contributo alla costruzione del senso della nostra vita. Ma io se leggo Madame Bovary, e cito quel libro là perché è proprio il libro di un autore che era uno stilista sommo, è indiscutibile come Flaubert, ma la leggo perché in qualche modo ho necessità di confrontarmi con l'adulterio, con l'adulterio che eventualmente non vi svelerò se ho vissuto come adultero o se ho vissuto come tradito. Ma diciamo l'adulterio come la grande riflessione è Madame Bovary, cioè pensate alla descrizione, cioè Flaubert entra dentro questa famiglia e ci descrive Quel cretino del marito di Madame Bovary, perché a monte c'è questo imbecille assoluto, è il genio. Da che cosa si vede? Flaubert descrive per diverse pagine il cappello del marito di Madame Bovary. E a un certo punto conclude così. Insomma, il cappello, adesso non mi ricordo il nome, assomigliava alla faccia di un imbecille. Bene, genio. Perché lui ci ha parlato di che cos'è un imbecille senza mai parlare di imbecillità, ma del cappello di Madame Bovary. Questo che significa, e rispondo appunto a te, che la critica per me ha senso e mi sono occupato di critica solo se è critica della vita. Cioè solo se la letteratura serve a intensificare la mia vita e la vita dei lettori. Se io vi dico veramente, che non, cioè ho letto tantissimo. Diciamo così, credo che tra i miei coetanei, lo dico serenamente perché è un dato di fatto, ehm, solo uno ha letto più di me, uno solo, de, 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 di quelli che sono cresciuti con me, dei critici, eccetera, eccetera. Emanuele Trevi. Emanuele Trevi, che è stato anche vincito del primo strega, è uno che mi faceva paura. Perché io arrivavo a Roma a studiare e dico, guarda, io ho letto veramente tanto, questi non niente di niente, ma non avevo ancora conosciuto Emanuele Trevi che è veramente uno che forse non ha vissuto. E infatti poi ha sbagliato tutti i matrimoni. Ma insomma, diciamo, ha letto moltissimo. Grande amico, grande scrittore Emanuele, ci tengo a dirlo perché lo dico con grande simpatia. Ma quindi voglio qui suggerire a chi non l'avesse fatto, a proposito della critica applicata, il titolo di un libro e il nome di uno scrittore, per far capire che cosa io intendo per critica della mia vita. E cioè una questione privata di Beppe Fenoglio. Una questione privata di Beppe Fenoglio è un libro sulla resistenza, lo sappiamo tutti. Ma qual è la differenza tra questo libro, che onora la vita, e altri libri sulla resistenza, usciti in quell'anno, che sono stati anche molto famosi, ma che oggi non si leggono più? Fanno cadere le braccia e lo dice uno che è dalla parte della resistenza, credo che quella fosse la parte giusta, ma non mi interessano i libri edificanti, a me i libri edificanti non mi interessano. E il libro edificante era Uomini e No di Vittorini, dove c'è un mondo diviso in due, i cattivi che sono i tedeschi, i buoni che sono i partigiani. E sappiamo che la vita nella concretezza è diversa, sappiamo che tra i partigiani ci sono stati criminali, che tra i fascisti ci sono stati eroi, nel senso che c'è stato, insomma, voglio dire, non è questo il punto, il piano dei valori è uno e io sono decisamente antifascista. La vita è un'altra cosa. E allora vi dico perché F Fenoglio, che era un partigiano è grandissimo, in una questione privata, che cosa racconta Fenoglio? A un certo punto, chi di voi ha letto una questione privata? Alzi la mano. Eh, grande libro? Beh, diciamo che a un certo punto la storia è ridotta a tre amici, sostanzialmente. No? Due uomini e una donna. Una donna bellissima che tra l'altro... Mi ricorda già la, quella che poi Calvino, che era amico di Fenoglio, nel Barone Rampante, il personaggio femminile, mi secondo me, ah, che, ah, somiglia molto a questa cap donna bellissima, capricciosa, che prende in giro tutti. Cioè vuole avere la corte di tutti e però non gratifica nessuno. Io nella mia vita di donne così non ho conosciuto abbastanza. Non so quante ce ne sono, eccetera. Ma diciamo che una... Poi è finita nel mio libro Benedetti Toscani, La principessa nuragica, mi ha abbastanza spezzato le ossa. Ma diciamo che l'ho spezzata pure io a lei, diciamo è stata una bella partita. In ogni caso, è, è, è un personaggio femminile straordinario. A un certo punto, il nostro Milton, perché così si chiama il protagonista, Milton, perché Fenoglio aveva la passione della letteratura inglese e quindi chiamava, ha chiamato il suo personaggio Milton, il nomignolo da partigiano, sapete, era Milton va a bussare alla villa dove si vedeva con questa donna e a un certo punto questa vecchia magliarda, meggera che gli apre la porta, gli fa una rivelazione incredibile. Dice ma c'è, no, dice si sono trasferiti in città perché stavano sulle langhe, no, si sono trasferiti in città, non c'è più, eccetera, non è qui la famiglia. Ma lei era quello che, diciamo, quando andava via arrivava quell'altro, il suo amico, diciamo, così. a un certo punto lui scopre improvvisamente che il suo migliore amico e la donna che amava giusto la donna che amava si vedevano aveva una relazione lo scopre e questo è un partigiano sembra dire ma come i valori sacri della resistenza il partigiano ma tutto il libro e guardate la genialità di fenoglio ha giocato su questa ambiguità cioè a quel punto lui deve sapere lui deve sapere se il suo migliore amico e quella che era stata la donna che aveva amato lo tradivano. Ma siccome l'amico era finito nelle mani dei tedeschi, lui fa azioni che viste dall'esterno, da chi non sa nulla, sono eroiche. Ma ciò che lo muove è una questione privata, di feroce gelosia. Cioè sostanzialmente... Questo uomo è insieme un eroe partigiano e uno dei peggiori maschio alfa fallici che siano mai apparsi, diciamo così. Perché vedete il maschio è una brutta bestia, lo sappiamo, eh. Adesso le donne stanno facendo molto, diciamo, per imitare il maschio in questo momento storico particolare, ma è indifendibile il maschio alfa fallico e c'è un bellissimo verso di un poeta russo che però dice una cosa bellissima che per me è dei maschi mediterranei, e cioè questa ossessione che è propria del maschio, io lo dico sempre a mia figlia, ho detto Nicoletta vivi da donna libera, però fuggi mille miglia, Il mio grande amore Nicoletta ha 23 anni, mi ha mandato un video meraviglioso vestita da tifosa del Napoli, perché vive a Napoli, studia lì, che era fatta di tutti i colori, Ormai è molto divertente, una ragazza molto divertente, ho detto però fuggi dai maschi alfa-fallici. Quelli che con la scusa che ti amano, che dicono che la gelosia è un valore perché ti amano, in realtà ti vogliono solo controllare. Cioè fuggi dal maschio, la cui dimensione, quando è un maschio peggiore, è il controllo della donna che ama. E questi versi di questo ehm, poeta russo, Esenin, eh, eh, fanno così. Io lo trovo meravigliosi, però ci parlano il maschio mediterraneo misteriosamente. Quando sei con me so chi sei. Ma oltre la soglia chi sei? Ed ecco la poesia che mi chiedevi. Sono versi straordinari che tutte le donne dovrebbero imparare a memoria e che i maschi dovrebbero studiare per vaccinarsi un pochettino. Cioè il fatto che quando la, don la tua donna esce chiamiamolo il cerchio magico in cui tu la controlli, sai che fa sai dov'è, va tutto bene, sei anche l'uomo più dolce del mondo, quando non c'è non compare non risponde al telefono, che farà? con chi starà? chi vedrà? Questo è l'inizio parossistico del delirio fallico che io ho, ho cercato di mettere in guardia mia figlia da questo tipo di maschio che tra i giovani è meno diffuso che nella mia generazione, che invece è perduta da questo punto di vista. Quindi, tornando a noi, Fenoglio, questo ci racconta. È un libro sulla resistenza? Sì, ma anche no. Perché, al fondo, è un libro sul delirio maschile. Questo è un genio. Perché, se voi prendete Uomini e No, oppure L'Agnese va a morire di Renata Viganò vi rendete conto che ci sono i buoni valori di resistenza, raccontate le cose eccetera, ma non ne facciamo, ce cioè facciamo niente di quei libri. Sono morti, possono essere studiati, ecco Vittorini è stato uno scrittore importante, come documenti, ma la critica, come critica della vita, seppure considera la filologia necessaria per la comprensione dei libri, non si riduce a esposizione di documenti. A noi interessano, a me interessano come critico, come uomo, i libri che sono vivi e che in qualche modo e quindi senza nessun timore reverenziale per i classici perché c'è cioè, il fatto è un classico e non si può dire che un classico è brutto un classico è brutto può essere brutto certo attenzione bisogna argomentare quello che si dice bisogna fondare quello che si dice e infatti proprio Filippo la porta e vengo alla ragione in contumacia che è dove lì si teorizza la critica come critica della vita a un certo punto ha dato una definizione di me che io veramente bella e eh, mi ci riconosco che è un, un ossimoro Massimo Naufri in questo libro è un fanatico dell'argomentazione come si può essere fanatici per qualche cosa che è il vaccino contro il fanatismo l'argomentazione ebbene questo mostro sono io un fanatico dell'argomentazione io ringrazio Massimo Nofri per eh, questa bella chiacchierata a partire dalla critica in contumacia in Scivolet 2023. Ringrazio Francesco Zappino. Eh, grazie Francesco, grazie. Il libro è acquistabile nel banchetto, anche autografabile. E adesso la lasciamo lascio anzi io e il professore alla seconda parte della serata. Grazie a tutti voi. Grazie a voi. Siamo arrivati siamo al secondo momento della serata in cui eh, cioè, portano i calici del... ottimo passito oro passito oro passito della eh sì. cantina Fara sì. abbiamo con noi il proprietario della cantina il sommelier Giorgio De Muro è... no 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 la cosa bella di questo momento è che uniamo i microfoni quindi le voci anche Qualcosa di visuale perché uno magari lo ascolta e basta, però mm -hmm. c'è bisogno anche di vedere perché? perché grazie a Somilier capiremo di più di questo vino, cioè di questo passito. Perché magari ho detto, ho detto una cosa errata: vino passato. Vino, certo. ah, okay. no, io devo essere sincero, un po' sono titubante perché non sono mai molto esperto. Però prima di tutto vorrei capire come nasce la cantina Fara, ok cantina Fara buonasera a tutti, ringrazio gli organizzatori. Presento un attimo la mia, la mia azienda. Io sono Giorgio Fara, come hai già presentato, e dirigo, al momento dirigo un'azienda storica del territorio della Romagna, situata come eh, azienda sul territorio di Segnori, però come sappiamo Segnori e Sorso sono la romagna sono due comuni uniti, che molte volte disuniti da noi persone, però il territorio riesce. A riunirci e a farci a darci delle grandi opportunità con, con i vini e, e con altre espressioni. Allora, la mia azienda è una delle aziende, penso, più vecchie di Senori della Romagna. Io sono la quarta generazione di produttori perché siamo nati come produttori di uva. e prodotti della terra in generale. Sino al 2014 abbiamo sempre fatto, parlo, adesso parlo della cantina, abbiamo sempre fatto vini sfusi e venduto uve da vino un po' dappertutto. Nel 2014 abbiamo deciso di, di presentarci a, a un mercato più ampio, uscire fuori dalla Sardegna, abbiamo preso la decisione di iniziare una carriera un po' difficoltoso imbottigliare e affrontare un mercato più grande, e di cui io ho dato inizio, ripeto, nel 2014, grazie a un incontro con un amico, un amico che poi è diventata una storia, un legame quasi familiare col mio enologo, che mi ha, che mi ha spronato a fare questa esperienza e grazie a Dio dal 2014 stiamo avendo dei grossissimi risultati stiamo facendo conoscere noi oltre al moscato produciamo altre quattro etichette che sono un vermentino un, un blend che si chiama Benzino un vermentino con un pizzico di moscato fresco che esalta un po' la rotondità del, e i profumi del vino poi facciamo un Cannonau in purezza e poi arriviamo ai principi della romagna che sono il Moscato soprattutto, e poi il giro che è un vitigno stesso prodotto qua in romagna che è quasi in via d'estinzione noi stiamo, siamo riusciti a riportarlo in auge. E mi è stato detto anche che eravate presenti al vinizio adesso, adesso arrivo lì. Noi già dall'anno scorso abbiamo portato in alto il nome del comune di Segnori perché... Abbiamo vinto il concorso, la gran medaglia d'oro alle città del vino, che è un bel traguardo. Abbiamo preso dei bei premi Alvin Italy anche l'anno scorso con punteggi superiori a 90 su 100. Quest'anno al Vin ci siamo ripetuti e, ed è un crescere. Eh, è molto, <ride> molto interessante questa cosa, anche sì. perché mi stava dicendo... Giorgio, no? abbiamo due, giorni, tu, sì. due microfoni eh, che sono cinque. L'anno scorso sono stati 50 anni del Moscato. La doc. No? È un Tra l'altro presento Giorgio De Muro, sommelier. Sì. Entimo. Cosa Bu vuol dire essere sommelier? Velocemente, due battute. Sì. Buonasera a tutti. Eh, ma allora, innanzitutto, ehm, eh, entrare in contatto con un prodotto come il vino, che in questa... Eh, condizioni in cui ci troviamo adesso in questa bellissima sede com'è la biblioteca e quello che rappresenta è sicuramente a mio parere il luogo ideale per poterne parlare perché eh, il vino rappresenta in maniera molto diretta e anche eh, praticamente riesce ad arrivare eh, facilmente a diverse fasce di eh, Potenziali fruitori. Quello che è eh, poi il, il vero valore del territorio, quello che per usare un termine letterario, visto che qui siamo in una biblioteca e che la serata è stata introdotta dal professor Onofri, che insomma è un, pu un punto di riferimento per tutti gli appassionati di letteratura e per la cultura in generale, quello che si chiama Luci. Perché veramente il, attraverso la produzione del vino è, eh, ci sono i diversi distretti. In ogni territorio in Italia abbiamo la fortuna di avere tantissime diverse zone in cui, si, nel corso degli anni, dei secoli, si è sviluppata una grande eh, perizia nella coltivazione dell'uva e quindi nella produzione del vino, e quindi nel proprio dare vita a questo prodotto culturale e rappresentativo del territorio che è il vino. Anche in Sardegna ne abbiamo tante, e la Romagna, devo dire, è uno dei distretti enologici sicuramente più rappresentativi. Tant'è vero che, come dicevi tu poco fa, il, um, una delle primissime denominazioni d'origine controllata a essere attribuite nel territorio della Sardegna è stata il moscato di Sorsori esattamente nel 1972. Quindi, l'anno scorso, eh, ha compiuto il mezzo secolo che eh, insomma, è un traguardo molto importante e sta a dimostrare come eh, la particolarità, la peculiarità di, di questo prodotto all'interno di questo territorio, perché poi come ehm, mi diceva Elena, la vice sindaca di, eh, di Sennori, che eh, tra l'altro ha dato molto impulso a questo discorso culturale eh, nella mh, presentazione delle aziende, dei prodotti del territorio, dicevo, mh, verranno mh, nei prossimi mesi anche, eh, verranno fatti dei confronti con dei, dei vini prodotti con lo stesso vitigno del moscato, uno dei quattro vitigni, vitigni aromatici che esistono nel mondo del vino, eh, faccio un, un, qualche pillola così di, di tecnica. Mm, gli altri sono Malvasia, Gustraminer e Bracchetto. Quindi, ci sono tantissimi territori che producono eh, il moscato a cominciare non solo in Sardegna, ma anche al di fuori, a cominciare dal Piemonte, il famoso Asti, eccetera. Però. La particolarità, la peculiarità veramente più rappresentativa è quella ehm, quando riesce a descrivere al meglio un territorio e sicuramente nel panorama dei vini a base Moscato, il Moscato di Sennori rappresenta una, uno dei vertici qualitativi e di rappresentatività del territorio. Purtroppo i numeri non sono, eh, non ci vengono molto in aiuto perché non sono tante le aziende che ehm, hanno così il coraggio <ride> e anche un po' l'incoscienza a volte perché la produzione di vinile da è, no. è difficile, sì, perché comunque è rischiosa. È, è, non è un, però insomma, per fortuna abbiamo uno di quelli abbiamo che si oro passi. Sì, oro 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 ecco, la domanda, naturalmente, prima dell'assaggio è come dobbiamo gustarlo. Come si gusta, certo. Allora, eh, ci parla, ci parla. sì, se proprio vogliamo andare sul discorso della degustazione, chiaramente il, um, un vino come eh, questo oro che abbiamo noi tre per adesso abbiamo la fortuna di avere nei bicchieri, ma è a disposizione di tutti i presenti. E mi auguro anche che chi ascolterà i podcast o vedrà il filmato eh, venga mosso così dal desiderio di eh, conoscere e, o eh, degustare immediatamente. Eh, un prodotto come questo già eh, dalla veste esteriore una, ehm, così, una una veste cromatica di grande luminosità eh, che del resto il produttore ha eh, identificato bene anche col nome che ha, dato, che ha dato al vino Oro Passito perché è veramente un, um, un luminosissimo color oro e, e, ed è il modo migliore per presentarsi poi eh, sicuramente noi abbiamo la possibilità anche Proprio di effettuare la, la degustazione di questi profumi che sono sì quelli tipici del vitigno aromatico: quindi abbiamo la rosa, abbiamo l'albicocca la, eh, so, essiccata, sentori di miele. Ma la particolarità del moscato di sorso Sennori è questi, la presenza di questi sentori iodati dovuti alla vicinanza del mare, il vento che spira in continuazione e porta, porta la salsedine sui vigneti e tutto questo rimane nelle uve che poi diventeranno vino, hanno una fisionomia peculiare e molto rappresentativa a questo vino. Ecco, l'assaggio. Come... L'assaggio, chiaramente, la prima impressione che abbiamo è quella della volgenza, della dolcezza, della piacevolezza, perché è un vino con una presenza di zucchero importante, però la chiave vincente nel, nel valutare la qualità dei vini da dessert è quella dell'equilibrio. Perché, se ehm, un vino fosse solo dolce, uno sciroppo, dopo il primo sorso ci fermeremmo lì. Invece, la particolarità del mostrato di sorso Sennori e questa quest etichetta in particolare che abbiamo a disposizione è questa continua dinamicità del gusto all'interno della bocca, dovuta all'acidità, ma soprattutto alla forte sapidità che già avevamo avuto così qualche anticipazione al naso con questi idroli dati che vi dicevo. Questo leggero amaricante finale, anche che è lo stesso è tipico del vitigno, crea ulteriormente un, un equilibrio gustativo che ci spinge a continuare a, continuare a berne. Responsabilmente, voi. sempre, sì. chiaramente. Ma grazie perché... a questa presentazione noi invitiamo tutti a iniziare ecco, a bere, a provare questo toro certo. passito. Ecco, ringrazio Giorgio De Muro per Prego. la fantastica presentazione e Prego. ringrazio Giorgio Offara per il vino. Grazie, grazie. Grazie mille. Grazie a voi.